Ciao ragazze, allora questo video è un video richiesto per della mia postazione trucco. Allora, io la mia postazione trucco è in bagno e come potete ben vedere, allora questo è il mio specchio, diciamo, quello che uso quando sono in cucina a truccarmi, quando non posso truccarmi in bagno, quindi devo truccarmi in cucina. Allora, questa è una prima parte della mia postazione. Allora, qui troviamo alcuni ombretti Kiko, come potete vedere sono tutti Kiko qui, e la mia pinzetta nuova, quella che vi ho fatto vedere in un video precedente a questo. E qui troviamo tutti i moho della Kiko, e poi un paio questi qua della ESNC 2, vedete, uno così e uno col bianco e nero e uno con il dorato e marroncino. Poi, allora qui mi sono dimenticata, qua ho dei campioncini che mi hanno dato della farmacia per questo Natale. Faccio vedere, sperando di farcela. Eccoli qua, allora praticamente questo qua è un doccia schiuma. Allora, una doccia schiuma e una crema per le mani. In effetti sono due doccia schiuma e due creme per le mani della marca Hand Balm, quella per le mani, che è invece quello per come bagno schiuma, ecco, un fitness shower della marca D'Oliva, quindi penso che sia all'oliva questa qua. Poi nel secondo cassetto, oddio, mi cade tutto, abbiamo a vari rossetti, tra cui MAC, Kiko, alcuni ancora senza iniziare, Essence, questo qua dell'Essence, Kiko, ancora Essence, Astra, questo qua è della Berry M, Essence, questo qua è della Kiko, però questo qua l'ho preso per come ricambio, se mi finisce quello che ho, che mi piace tanto, sempre Kiko. Un altro, questo qua è della Mary Quant, MAC, l'ho detto, e questo qua. Poi nel terzo cassetto troviamo ancora rossetti, questo è un lip della H&M, troviamo Deborah, Pupa, Revlon, Kiko, qui c'è un mascara per le sopracciglia, questo qua, che mi sembra che ancora non lo devo utilizzare, Elf, Gloss Kiko, ancora Gloss, questo qua è della Bottega Verde, che me l'hanno regalato in estate, l'estate scorsa. Questo qua appunto è quello, il Christian Dior, il mascara di Christian Dior che vi dicevo, quello nero con i brillantini. Poi c'è ancora il rossetto della Lella
mi sembra della Rimmel, questo qua, non c'è scritto il nome, strano. Vediamo un po' meglio. Sì, non c'è scritto, comunque penso che sia della Rimmel. Pupa e Essence, questo qua, basta. Poi qui ho tutte le matite. Qui abbiamo matite occhi, matite per sopracciglia, sempre tutte matite per occhi. Queste qua che vedete nello scatolino sono ancora nuove. Essence, quindi Kiko, Rimmel, questa è bellissima, questa mi sembra che però sono per le labbra, Kiko, questo. Poi quinto cassetto troviamo i mono dell'H&M nuovi, quelli che sono usciti adesso, un blush della Essence, questo qua, se riesco ad aprirlo con una mano lo faccio vedere che è bellissimo, questo qua, vedete. Poi questo questa è una palette dell'Avon. Poi questo è un fondotinta Kiko, blush Kiko, ancora blush Kiko, sempre matite, un'altra palettina della Jean Cagné, penso che si chiama, un fard blush pupa, illuminante anche, volendo si può usare, bellissimo. Poi ancora abbiamo questo, il cassetto diciamo di tutto quello che io uso maggiormente la mattina, diciamo per velocizzarmi la mattina per accompagnare il bambino a scuola. E quindi in questo cassetto ho diciamo quello che uso tutte le mattine per accompagnare i bambini a scuola, quindi ho bisogno di fare in fretta. E quindi allora, questa è un'altra mia pinzetta, mascara per sopracciglia, il mio fantastico top coat della Kiko, il primer per occhi della Elf, il correttore della Kiko, quello là 3D lifting, ottimo anche questo eyeliner della Kiko, infatti lo ricomprerò senz'altro, il mio correttore a 3 della Essence che è diventato un disastro. Poi questo qua è la mia base matte della Kiko, ottima, mi sto trovando benissimo. Poi anche un'altra base della Bottega Verde, anch'esso ottimo, però costa molto di più rispetto a quello della Kiko. Poi troviamo questo eyeliner della Essence Black Mania, diciamo che mi trovo discretamente. Questo è un fondotinta della L'Oreal che sinceramente stavo usando, poi ho provato quelli della Essence e mi sono trovata benissimo, e quindi sto continuando con quelli della Essence, e questo sta ancora qua aspettando chissà quando. Poi vabbè, qui c'è un altro correttore della Rivel Milano. Poi abbiamo matita per sopracciglia, questa qua, il mio altro temperamentite della Kiko a 2 spugnette, matita della Kiko che ovviamente la nera si può dire che mi è quasi finita, un attimo solo. Ecco qua, vedete come è diventata la nera. E e questo è il cassetto, diciamo, perché io uso maggiormente le basi velocemente. Ecco. Poi qui abbiamo
un altro cassetto pieno di matite, praticamente matite, matitoni, Cost, Kiko, Pupa, chi più ne ha più ne metta, della non riesco a dirlo, comunque della NYX, facciamo prima, poi della Rimmel, questi qua ombretti della Kiko, Sephora, della Beauty Color Essence, Kiko ancora, Sephora, ho detto, questo è della Deborah. Oddio, vabbè, queste qua. Poi questo cassetto è proprio quello peggiore, perché secondo me pesa troppo. Allora, qui ci sono palette della Kiko, ne sono 4 e sono quelle che più mi hanno colpito, vedete, sono 4, se riesco a, ecco, vedete, marrone, così, e alcuni mono della Essence, diciamo alcuni vecchi, alcuni nuovi, così, questi qua. Non riesco più a metterlo, benissimo, vabbè, lo rimetto dopo perché con una mano non mi riesce. E quindi questa è la mia prima postazione, diciamo quella veloce, diciamo, ecco. Ora passiamo ad un'altra che ve l'ho messa un po', dato che questo, quello che vi farò vedere adesso è un mobiletto, vi faccio vedere. Allora, il mobiletto con le ruote, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere, eccolo, si vede, io di solito lo tengo in quell'angolino là dietro, però per farvi vedere meglio le cose, per la luce, eccetera, eccetera, ve l'ho tirato fuori. Allora, forse se metto così vedete meglio. Allora, qui ci sono tutti i miei profumini, tutti i campioncini di profumi, l'ho messo in questa scatola dei Cotton Fioc, e alcuni in questa borsettina molto sfiziosa. Poi qui ho i pennelli, diciamo quelli che maggiormente uso di più, diciamo quelli che ho più sotto mano e quindi riesco a usarli molto più facilmente, spesso di mattina. Le ho messe in questa vaschetta che è della Sephora, l'ho riempita con queste pietrine comprati a negozio che si trova nei centri commerciali, che vendono tutte cose per i giardini, come Brico, eccetera eccetera. Allora, il primo cassetto, come potete ben vedere, questa cassettiera l'ho vista una ragazza che è qui su YouTube, la quale mi ha molto colpito, ho detto quasi quasi la prendo perché è molto spaziosa e poi ha molti cassetti. Allora, nel primo cassetto troviamo aspettate, riesco, ecco qua. Allora, qui dietro, vediamo un po', qui dietro ho il mio, diciamo, borsello con questo qua della Neve Makeup, con i pennelli da viaggio, così, faccio vedere, che ancora non ho utilizzato, ma che comunque le ho comprate quest'estate, che ormai, diciamo, estate, era quasi finita l'estate, però mi piaceva l'idea, quindi l'ho preso. Molto belli, molto utili, ha anche una piccola fermetta
di lato, dove magari poi potete mettere, da poter mettere qualsiasi cosa. Poi spero di non aver rotto nessun profumo. Allora, poi abbiamo qui dietro ci sono dei primer, un primer nuovo della Elf. Questo è un gloss della Elf nuovo. Alcuni campioni di rossetto della Debra. Questo è un campione del Max Factor che mi hanno mandato per posta. Allora, principalmente in questo ripiano ho tutte le basi che ancora non devo utilizzare, quindi tutte cose maggiormente nuove, come blush, come fondotinta, come primer, eccetera. Come appunto qua abbiamo questo qua della Kiko per gli occhi, base per gli occhi che non sto usando ancora perché ho quello della F ancora che sto utilizzando. Poi c'è la rugiada della Neve Makeup che anche se non sto utilizzando perché sto utilizzando appunto quello della F. Blush della MAC. Qui dietro troviamo dei correttori Essence, delle spugnettine, fondotinta nuovi, un primer nuovo della Elf, Kiko, poi c'è un illuminante qua giù della pupa, matita nuova per le sopracciglia, questa qua, marroncino chiaro, mentre qui abbiamo blush di allora HM, questo qua è della Beauty, questo è un altro blush della Kiko che ancora non devo adoperare, blush della Essence. Un altro blush però a mousse della Cost, questo invece è sempre un blush della Shiseido, quest'altro è per le labbra per l'estate sempre della Kiko, un altro blush nuovo della Kiko, questo è della NARS, quest'altro ve l'ho parlato della Winnie, qui ancora quello della Winnie, poi abbiamo salviettine per il viso, quando si fa il viso lucido, poi abbiamo dei primer della Sephora, questi qua sono campioncini della Sephora, poi qui ho delle spugnette nuove, questo è quello della Kiko, poi ho queste della della Sephora, queste qua della Sephora, e poi ci sono dei fondotinta della Kiko. Questo è il primo cassetto, oddio se ne va. Nel secondo cassetto invece troviamo tutte le palettine. Aspettate, perché è abbastanza lungo il cassetto. Tutte le palettine che ho. Allora, questo sono ombretti della Sephora, che vi parlai già. Queste sono tutte palettine della varie marche, che ne so, della Neve Makeup. Questa qua è stata l'ultima, della Lancome, della Bella Oggi, del DHM, questa è della Hello Kitty, questa è della Sephora, tutte palettine, qui ci sono quelle là della Essence, queste qui per fare gli smoky, c'è una così e una col marroncino, le goccine della Kiko, la polvere in glitter dorata della Kiko, qui abbiamo
gli ombretti in polvere della MAC, della mia makeup, della Hollister. Questo è il kit essence per le sopracciglia. Poi abbiamo ancora MAC, poi qui ci sono delle palettine di ombretti della Kiko, quelli della nuova collezione natalizia. Qui abbiamo tutti i miei ombretti in crema, quelli della C6, quelli della Kiko, li ho messi così per averli un po' più sotto mano. Questi sono il Long Lasting Chic Shadow della Kiko, questi sono i colori che ho. Poi abbiamo ombretti della H&M, questo qua, questo è quello della Pupa, questo qua. Poi qui dietro abbiamo questo qua di NYX, o meglio della NYX. Poi ho questi ombretti del Casual Polvere di Luce, si chiama, e ce l'ho così, ce l'ho blu e ce l'ho verde. Io ho fatto anche alcuni smalti con questi tipi di ombretti qua, e con questo abbiamo terminato. Poi nel terzo cassetto troviamo tutti gli ombretti Kiko, Essence, ancora Kiko, e di qua troviamo tutti i mascara, eyeliner di tutti i colori e di tutte le marche praticamente, Essence, Kiko, della NYX, pure questi qua con i glitter. Poi abbiamo l'eyeliner in gel della Kiko. Poi aspettate, se no trovo una posizione per non far cadere tutto, perché i cassetti non sono quelli che si mantengono da soli. Ecco, queste sono le salviettine della Kiko per opacizzare, alcuni mascara ancora nuovi, questi sono eyeliner della Kiko, questo è della Elf, questo nero e questo bianco, questi, e questo è il cassetto di tutti questi ombretti che io uso maggiormente il sabato, quando esco la domenica, così, o per andare a qualche parte. E questo è un altro. Poi troviamo quest'altro cassetto invece, che qui ho tutti i miei gloss, vedete, matite per le labbra, tutto l'occorrente per le labbra, il burro per le labbra della Sephora, dei gloss della H&M, Pupa, questo qui è il lip balm della Kiko, questi sono i gloss della Sephora, questi qua tutti colorati, questo qui invece, questo qui è la polvere per la, come si chiama, la cipria bianca, quella della Kiko. Questo rossetto rosso della Coste, dell'Astra voglio dire, che lo tengo maggiormente per carnevale, così per fare qualche trucco sfizioso a mio figlio quando si deve truccare per qualche festa o qualcosa. Qui in basso troviamo, la Face Body Bronzer numero 3, che diciamo come se fosse un blush, la Nebbia Fissante, poi c'è la mia palette di 88 colori, questa è una pochette con altri blush che uso diciamo raramente, perché mi piacciono molto quelli pescati ultimamente. Questo è un kit della Pupa, dove esce la matita e il mascara.
Poi ci sono alcuni pennelli nuovi, qualcuno c'è anche qualcuno per un prossimo giveaway che non vi faccio vedere. Questo è un altro fondotinta nuovo. Questo è lo struccante della L'Oreal, quello occhi e labbra waterproof, che mi trovo benissimo. Questa è l'illuminante nuovo della Kiko che è uscito a Natale, questo Natale. Un Kabuki che vi consiglio di non comprarlo perché è quello della Bottega Verde, odioso, bruttissimo, pungente. Allora, pennello della Elf e l'altro blush della Kiko. E qui abbiamo finito. E in ultimo, questo è il cassetto dove io ho, ma diciamo, una parte di smalti. Allora, quella indietro sarebbe quelli di tutti i colori della Kiko, sempre Kiko, poi qualcuno della H&M, Pupa, Astra, Cost, della per fare la nail art della Pupa, scusate, della Essence e basta. Questi, qualcuno della Laila, questi qua che sono usciti dai giornali, questo qua che è il kit della Pupa, molti molti sono della Pupa, questi qua. Poi se vi interessano vedere tutti gli smalti che io ho, me lo fate sapere, così io vi faccio anche un video solo di smalti. Questo è tutto, ragazze. Spero che il mio video non sia troppo lungo per non annoiarvi. Spero che vi sia utile. Spero di aver soddisfatto chi me l'aveva chiesto. E niente, ragazze, un bacio e al prossimo video. Ciao, ragazze!